ce l'avete fatta, ma che brutta partita. Partita orribile in attacco. Orribile perché abbiamo sbagliato delle cose per noi che solitamente sbagliamo. Cioè Serezzano lo lasciano libero in quel modo, solitamente fa canestro. Poi la giornata storta capita a tutti, abbiamo infatti insistito su un 96 oggi in campo che ha giocato una buona onesta partita e anzi bisogna anche dire che ha fatto un canestro importante in un momento in cui non riusciamo né noi né loro a far canestro. Quindi oggi, devo essere sincero, sono contento della prestazione difensiva della mia squadra perché abbiamo limitato tantissimo l'attacco avversario concedendo realmente percentuali estremamente basse. Abbiamo limitato il loro punto di riferimento offensivo, che è Grini. Abbiamo subito delle bombe in transizione da Baldasso, che salvavamo, che possiede questo tipo di qualità. Abbiamo cercato nel secondo quarto, onestamente, nel secondo tempo, di eliminare anche queste possibilità che comunque lui si era preso con grande sfrontatezza, faccia tosta, e che ci aveva creato delle difficoltà solamente nei primi due quarti. Le partite quando gli attacchi non funzionano è normale che si arrivi a giocarle punto a punto e poi sono gli episodi a deciderli, ma mi sembra che comunque nei 40 minuti siamo stati costantemente in vantaggio, non in controllo ma in vantaggio, consapevoli che comunque difensivamente la squadra comunque ha risposto e oggi abbiamo sofferto più del solito le doppie opportunità che invece i nostri avversari hanno avuto. E quindi ogni qualvolta riuscivamo a scappare, i nostri avversari con rimbalzi offensivi e con doppie opportunità rientravano in partita. Quindi abbiamo da una parte dobbiamo essere felici per la prestazione di un ragazzo giovane come il 96 Lupso, da un'altra parte orgogliosi del fatto che comunque è una squadra che non si arrende, che difende sbucciandosi le ginocchia. Dal punto di vista difensivo facciamo autocritica e mi auguro che lo facciamo sia io che tutti i miei giocatori sul fatto che i nostri avversari hanno preso qualche rimbalzo offensivo in più, e sicuramente in attacco oggi non è stata la giornata migliore. Bisogna dire che però Matera ti costringe a giocare a certi ritmi e ti costringe a giocare in maniera, diciamo, sporca e, diciamo, con la costante che avevano prima che arrivasse Massimo, e che Massimo con grande esperienza invece sta cercando di, dopo pochi giorni, ma ha cercato di esaltare in questi pochi giorni dove è riuscito a entrare per guidare la squadra. Quindi faccio come sempre un augurio a Matera, perché da domenica prossima, l'altro giorno la vigilia, ritorno alla vittoria. Noi ci accontentiamo di quello che abbiamo fatto ad oggi, e cioè probabilmente, visti i risultati anche negli altri campi, estremamente strani, particolarmente curiosi, perché onestamente mi sembra che non ci sia una regolarità da parte di nessuna squadra, tranne Ravenna mi sembra ultimamente insieme a noi. Ci prendiamo quello che è giusto prenderci, cioè i due punti in classifica, guardiamo avanti con tanto ottimismo, continuiamo a ringraziare la gente che continua a venire e a starci vicino, e con grande umiltà guardiamo alla prossima partita. Sono preoccupato di Piacenza e di Roseto invece, io, sai, che oggi hanno vinto e quindi sono risalite in classifica. Di Treviso, onestamente, devo essere sincero, di Ravenna, di Treviso, di tutte quelle che stanno con me o comunque sono due punti sopra di me, onestamente per adesso non le guardo. Finiamo il girone d'andata e poi vediamo se guardare la parte alta della classifica o la parte bassa. Per adesso, come sempre dico, chi vince gioisce, chi perde spiega. Quindi adesso gioiamo e ci accontentiamo di questa vittoria, che poco non è, sono due punti in più in classifica, probabilmente abbiamo un secondo posto, adesso non so se così è, anche se probabilmente siamo terzi perché Ravenna ha raggiunto Treviso, comunque ci prendiamo questo terzo posto, dire, in coabitazione mi sembra con qualche altra squadra, ci godiamo questa vittoria. Da martedì pensiamo di con molta attenzione a Piacenza, che oggi ha giocato una gran partita, è riuscito a vincere, mi sembra, se non sbaglio, a Tortona contro una squadra che non perdeva da 6 turni, a dimostrazione che nulla è scontato, che nulla è dovuto, che tutto bisogna guadagnarselo giorno dopo giorno. Noi probabilmente, come abbiamo detto prima, abbiamo peccato da questo punto di vista, ma non perché i nostri lunghi non siano capaci o non siano stati bravi,
Questa volta il problema sono le guardie che non contribuiscono, come abbiamo fatto solitamente, ad andare a rimbalzo, perché i rimbalzi lunghi bisogna che li prendano le guardie. E oggi eravamo un po' disattenti da questo punto di vista, abbiamo concesso a Matera troppe doppie opportunità, non c'è alcun dubbio, e questo ha permesso a Matera, anche nel momento in cui ha preso uno svantaggio, comunque di restare sempre aggrappata alla partita. Sono delle cose che abbiamo considerato. Noi come squadra non siamo gli ultimi come rimbalzi totali, cioè questa è una considerazione che dobbiamo ugualmente fare, perché poi tutti quanti mi dicono manco un lungo, invece non è così. La squadra è ben equilibrata, sicuramente abbiamo necessità di collaborare un po' tutti dal punto di vista difensivo. Oggi l'abbiamo fatto come squadra, abbiamo concesso poco come punti di riferimento, abbiamo peccato da questo punto di vista, ma per una leggera disattenzione delle nostre guardie, che avrebbero dovuto cercare di aiutare di più i nostri lunghi, cercando di andare anche loro a rimbalzo. Brava Matera a sfruttare questa opportunità, brava Matera, perché anche questa volta, per l'ennesima volta, ripeto, si è giocato una grande gara in trasferta. Vorrei ricordare che Matera vince a Piacenza, ha vinto a Ferrara, secondo me ha vinto a Treviglio, poi gliel'hanno rubata quella partita a Treviglio, quindi è una squadra che sicuramente fuori casa riesce a esprimere una qualità migliore, proprio perché è composta da giocatori, una squadra estremamente lunga, di giocatori però effettivamente giovani, talentuosi, ma che sentono la pressione quando giocano a Matera. So cosa vuol dire giocare a Matera, so quanto è esigente il pubblico, so cosa vuol dire sentire la pressione quando si gioca in casa. Questi ragazzi probabilmente la sentono decisamente troppo, e fuori casa invece giocano decisamente più sciolti. Ricordiamoci, perché è giusto ricordarlo, che oggi comunque Matera giocava senza un giocatore importante come Bonessio, ma ugualmente senza Bonessio a Treviso, questa è una squadra che aveva nei minuti finali, come d'altronde si è capitato anche qui da noi, ancora la possibilità di vincere la partita. Quindi dobbiamo stare attenti su tutte le squadre, non possiamo pensare, giustamente come dici tu, io cerco di guardarle in maniera diversa, a 360 gradi ma in maniera diversa, e non possiamo pensare troppo al secondo, al primo posto, al terzo posto, guardiamoci un po' da tutte, perché secondo me sarà decisamente difficile e particolarmente faticoso questo campionato.